Allora, benvenuti. Raffi, va bene qua? Allora, benvenuti a questo finissage qui alla Rocca Malatestiana. Allora, è l'undicesima edizione, questo doppio uno ci ha spronato a fare delle cose un po' diverse. Quindi abbiamo fatto delle piccole rivoluzioni. Diciamo che la più grande è stata quella di occuparsi attraverso questa call a una generazione sotto i 30 anni, quindi questa nuova generazione che ha risposto da vari paesi del mondo, hanno mandato questi lavori, queste 100 candidature che sono poi state selezionate da 5 curatori addetti al settore. E quindi ne sono nate queste 5 mostre della undicesima edizione. L'altra novità è questo finissage collegato alla Summer School diretta da Luca Panaro. E quindi ecco, diciamo che è un secondo festival per darci il benvenuto poi al prossimo anno. Saluto subito Danilo. Mi fa molto piacere vederlo a Fano. Sono diverse volte che insomma, ha contribuito a rendere così interessante questa nostra rassegna. Ha già dato il suo contributo, insomma, è venuto anche come visitatore diverse volte, quindi è davvero un caro amico. Noi lo stimiamo per tutto il suo lavoro che ha fatto nel campo dell'editoria d'arte e anche nel settore della fotografia. Quindi siamo davvero molto curiosi di questa prima serata, questo primo talk. E poi naturalmente vi diamo l'appuntamento a domani sera che abbiamo invece il gallerista Astuni. Bene, buona serata, grazie Danilo davvero, è un grande piacere ascoltarti. Bene, Marcello ha già anticipato appunto un po' di cose. Volevo solo sottolineare che mentre nei 3 giorni inaugurali, come molti di voi sanno, visto che c'erano, quest'anno abbiamo scelto di dare la parola appunto sia agli artisti che ai curatori, e con queste tavole rotonde dove ognuno ha potuto esprimere le proprie idee sul suo lavoro, ma anche sul mondo dell'arte, con il finissage abbiamo, come dire, voluto rispolverare quella formula che è sempre stata quella di Centrale Festival, ovvero avere qui dei protagonisti del mondo dell'arte con una carriera alle spalle e quindi che potessero offrirci uno sguardo anche retrospettivo su quello che è stato il loro percorso e quindi addentrarci, appunto, come faremo questa sera con Danilo Montanari, all'interno di scelte, di credere in un determinato modo di portare avanti il proprio lavoro, la propria professione, questa volta però non intervistando degli artisti come abbiamo fatto per 10 anni appunto del festival, ma scegliendo delle altre figure professionali. Ecco, quindi quest'anno parleremo di editoria con Danilo Montanari e della professione del gallerista che non è così conosciuta, almeno dalla viva voce di chi la pratica, domani sera con Astuni. E questa formula probabilmente ci accompagnerà nella parte del finissage anche nelle prossime edizioni. Quindi esplorare delle figure professionali differenti che sono compagni di viaggio per chi lavora nel mondo dell'arte e quindi sostengono, promuovono, portano avanti quello che è il lavoro sia degli artisti ma anche dei curatori, come nel caso di Danilo Montanari e di editori come lui che operano nel mondo dell'arte, che sono dei compagni di viaggio. Io in questo caso parlo da curatore, visto che con Danilo abbiamo realizzato delle pubblicazioni insieme, sia mie sia di artisti, e l'editore è una figura chiave proprio di accompagnamento di chi vuole dire qualcosa all'interno del mondo dell'arte, deve comunque trovare una figura di un editore capace di pubblicare, di promuovere, di portare in giro, di diffondere attraverso dei canali molto particolari come sono quelli dell'editoria, ma poi insomma con Danilo
Questa sera arriveremo a parlare anche di queste cose, quindi insomma anch'io ti do il benvenuto qui a Centrale Festival e con te appunto volevo iniziare dall'inizio, da Danilo Montanari che decide di intraprendere una professione legata all'editoria con una casa editrice che agli inizi non si chiamava Danilo Montanari Editore, così come si chiama ormai da diverso tempo e ancora oggi, ma si chiamava SG. Ecco, quindi Danilo, volevo iniziare da qui, adesso guardando anche alcune immagini che ci hai portato. Qual è stata un po' la scintilla che ti ha portato verso l'editoria e qual è l'avventura iniziale appunto della casa editrice che portava questo nome? Forse adesso? Sì. Ciao, buonasera a tutti e grazie. Allora, cominciamo da molto lontano, no? E la cosa un po' mi spaventa. Ricordo quando facevo il liceo e venivano a scuola i partigiani e in realtà la resistenza era finita da poco più di 20 anni, mi sembrarono vecchissimi, un mondo lontanissimo, non capivo di cosa stessero parlando, no? E se vado invece indietro il mio lavoro, non sono 20 anni, sono più di 40, no? Perché prima di SG, che è la casa editrice che ha cominciato a lavorare nel 1980, nel 76, con alcuni compagni del tempo, insomma, io stavo finendo l'università, facciamo una cooperativa che si chiamava Supergruppo. Da qui SG vuol dire supergruppo, semplicemente. Cioè, la sigla è una sigla banale, ma veniva da una storia precisa. E il supergruppo era una cooperativa di una ventina di giovani che avevano professionalità molto diverse. C'erano architetti, c'erano grafici, fotografi e c'ero io che non avevo nessuna di queste competenze perché avevo studiato storia contemporanea. E sapevo fare qualcosina, no? Sapevo scrivere i volantini, sapevo fare un manifesto, sapevo comunicare qualcosa. E quindi cominciai a entrare in questo sorta di collettivo molto creativo, ma anche piuttosto presente sul mercato, insomma, c'era una componente professionale già precisa. Partendo da un mio punto di debolezza, cioè ero quello del gruppo che, passa il treno, che non aveva alcuna competenza e cercavo di trasformare questa mia debolezza in una forza, no? Con alcuni colpi di fortuna anche, no? Io mi ero interessato già dai tempi di liceo di arte, per quanto si potesse fare allora, no? Ricordo che un artista che mi interessava tantissimo, mi aveva proprio sconvolto, era Renzo Vespignani, che oggi non potrei vedere, non so se qualcuno di voi sa chi sia Renzo Vespignani. Io lo conobbi, avevo 14-15 anni, mi lasciò, mi impressionò fortemente, no? E poi invece nel campo della fotografia, ci stavo pensando venendo qui, chi c'era che faceva fotografia? No? Io sono andato a guardare i libri che ho in casa, i libri che ho cominciato a comprare. Io sono del 53, metà anni 70, ne avevo 22-23 anni, insomma. E ho guardato in casa, anche qui un po', non dico vergognandomi, ma facendomi alcune domande, no? Libri di Fulvio Reuter, no? Di cui si sono perse le tracce, credo, no? Ma che allora sembrava essere straordinario, cioè, era una cosa, cioè, un libro che forse ti farebbe rabbrividire, che è Il Carnevale di Venezia. Poi dopo il Carnevale di Venezia l'hanno fatto tutti, insomma, di Fulvio Reuter. Allora era una cosa che lasciava sconvolti, no? Per cui, no, avevi voglia di andare a Venezia a vedere questo carnevale, no? E questo fotografo che lo rappresentava, insomma, in questo modo. Però questa avventura, insomma, è durata in realtà poco tempo, perché po pochi anni dopo, nel 78, non so se è qui l'immagine di Fotomedia, la rivista Tradizione del Nuovo,
mi hai censurato, è lo stesso, ma no, cominciai ad occuparmi di una rivista, rivista catalogo, che usciva con il museo di Ravenna, per un progetto che fu tra i più interessanti degli anni 70, stranamente, come capita in alcune città di provincia, si vivono alcune situazioni felici di gloria, no? A metà anni 70 fino ai primi anni 80 Ravenna era il centro dell'arte contemporanea in Italia, come è successo dopo a Prato, come è successo al Mar di Rovereto, insomma, cioè, in brevi stagioni un po' fulminanti ma straordinarie, cioè la prima mostra della Transavanguardia, prima ancora di arrivare al Biennale di Venezia, fu fatta a Ravenna con questa rivista che ne documentava appunto i primi lavori, no? E così pure un allora quasi giovane Celant fece una delle sue prime grandi mostre, insomma. Per cui in questo percorso abbastanza fortunato capitò anche di fare una mostra di fotografia che si chiamava Fotomedia 2 con Daniela Palazzoli, e già lì c'erano fotografi invece completamente diversi da Fulvio Reuter, erano passati due o tre anni, insomma, non tanto tempo, no? Per cui i lavori di Ghiri, i lavori di Guido Guidi, i lavori di Fulvio Ventura, i lavori di Chiaromonte, insomma, cioè, c'erano tutti quelli che poi dopo noi abbiamo considerato probabilmente i capostipiti, no, della fotografia italiana, no? Reuter nel frattempo era scomparso, cioè proprio nel giro di un paio d'anni già non se lo ricordava più nessuno, no? E che se lo ricordava forse un po' si vergognava, diceva, ma mi piaceva tanto, però poi nessuno l'ha più detto, insomma, no? Io penso che invece bisogna confessare i propri, non dico peccati, ma le proprie debolezze. Io dico sì, a me piaceva tantissimo, poi dopo non mi è piaciuto più, però mi piaceva tantissimo. No? E cosa facciamo vedere? Ma allora, premetto che il signor Montanari mi ha mandato una quantità di immagini tale che era impossibile da mostrare. Allora ho fatto a mia discrezione una selezione che privilegiava i primi anni, tutte quelle della casa editrice SG le ho messe, e poi ho dovuto scegliere tra molti autori che anche qui a Fano abbiamo avuto come ospiti, anche per vedere questo legame che tu hai creato con loro. Quindi all'inizio ho messo alcune di queste pubblicazioni, però già forse non si vede tanto lì, però in questa prima pubblicazione sì. Abbiamo dei nomi che poi sono diventati importanti, Ulivo Barbieri, Giovanni Chiaramonte, Foncubert, Luigi Ghirri, Iodice e via dicendo. Sì, quindi questo, insomma, c'è già una selezione, sì, importante. Sì, questo è già un lavoro, è un libro dell'86 mi pare, e quindi già quasi una decina d'anni dopo questa rivista Fotomedia, dove già molti di loro erano presenti. E questo è un libro a cui sono particolarmente legato perché io conobbi Luigi Ghirri per una serie di casualità, due proprio ravvicinate, no? La prima, io lavoravo per l'Associazione Culturale Italo-Francese, che allora ne faceva tanta, insomma, no? E mi proposero un lavoro, un portfolio con Luigi Ghirri e Cookie White. Cookie White, a dispetto del nome, viveva in Francia, e Cookie White aveva fotografato la Reggia di Caserta, e invece Luigi Ghirri Versailles. E tra l'altro in questa occasione abbiamo prodotto anche la tiratura della foto famosa, insomma, di Versailles di Luigi, che allora non voleva proprio nessuno, ma nessuno, ci faceva fatica a regalarla, insomma, no? E poi dopo pochi mesi mi proposero un lavoro fotografico sui giardini di Ravenna, e ve lo proposi Ippolito Pizzetti, che non so se qualcuno di voi si ricorda chi fosse Ippolito Pizzetti,
è stato il primo studioso, quantomeno il primo divulgatore della storia dei giardini in Italia. Aveva figlio di Ildebrando Pizzetti, musicista, e teneva una rubrica sull'Espresso, dove mi piaceva tantissimo, sul giardinaggio. E Ippolito era stato chiamato dal comune di Ravenna per ristrutturare, ridisegnare i giardini pubblici, e da lì nacque l'idea di fotografare tutti i giardini privati della città. E disse: ma chiamerei questo Luigi Ghirri, no? E dico: ancora Luigi Ghirri, insomma, no? Era lo stesso che pochi mesi prima mi avevano appunto proposto per questo lavoro con la Stazione Culturale Francese, e ne venne fuori questo lavoro, che è un lavoro che ha sofferto per molti anni. È stato considerato un po' un lavoro minore, forse, di Ghirri, e forse anche per colpa mia, perché non ho fatto un bel libro, capita, cioè, scusatemi, capita di sbagliare. Qui ho sbagliato con la collaborazione degli autori, naturalmente, no? Cioè, il titolo non era un titolo facile, no? Un titolo deve dire di cosa stai parlando, e qui non lo dice, no? E poi sì, proprio anche la scelta delle foto, a mio avviso, non fu la migliore, perché in questo caso, mi voglia perdonare, ma è una responsabilità di Ghirri, perché Ghirri era uno che scattava centinaia e centinaia di fotografie in un giorno, in modo compulsivo quasi, no? E poi alla fine ha fatto una scelta di 40 foto per il libro, che non credo siano le migliori, no? Rispetto alle centinaia di foto che aveva fatto in quell'occasione. Insomma, non è stato felicissimo, no? E poi però è venuto fuori, perché pian piano ogni tanto vengono fuori materiali di lavoro riferiti a questo progetto, e se ne capisce la complessità e la ricchezza, no? Forse uno dei lavori di Ghirri più documentati alla fine, no? Che sono veramente una quantità di foto enormi, no? E non sono le più ghirriane, no? Non sono quelle immediatamente riconoscibili, no? E in questo senso lo trovo forse anche un po' più interessante, no? Cioè, non è il suo lavoro più eclatante, ma forse dove viene fuori un altro aspetto, insomma, un'altra lettura, insomma, del suo lavoro fotografico, insomma. Nei lavori che appunto ci hai portato qui ci sono altre cose che avevo messo prima, adesso non seguendo tanto un ordine cronologico, ma mi sembravano importanti perché ci fanno capire. Ti farei tornare a Traversate del deserto, così dopo non parliamo più di Ghirri. No, in realtà ce ne sono diversi ancora di Ghirri, però comunque. Sì, sì. Vabbè, sì, però magari non facciamo tutta la serata. No, se vuoi finire questo, mai lo dico, no? Dopo sì. Vai. No, ecco, questo qui è anche questo, stranamente, appunto, un progetto che capitò proprio in quegli anni. Questo mi pare sia anche questo forse dell'86 87, se non ricordo bene, scusate. E la compagnia di giro è la stessa, come potete vedere, no? Però qui è interessante la parte anche dei testi, no? E in particolare ci fu la mano di Gianni Celati. Il progetto è di Gianni Celati e di Ghirri, insomma, i due avevano un rapporto molto speciale, che poi è durato tutta la vita. E questo fu un progetto davvero interessante, tra l'altro nato senza mezzi, senza particolari strutture, insomma, non c'era niente a disposizione. Il libro invece è un libro molto, molto bello, anche la copertina che facevamo vedere prima, in realtà è una copertina serigrafica in polvere d'argento, insomma, ci furono, insomma, una serie
di partecipazioni notevoli, insomma, al progetto, insomma. E da qui molti degli autori, insomma, che hanno partecipato a questo lavoro, che allora erano giovani, molto giovani, e hanno preso poi il loro percorso, insomma. Quello che volevo dire prima è che è interessante, almeno anche quando ho guardato queste immagini che mi hai mandato, vedere come ci siano, oltre dei nomi appunto che poi hanno avuto successo nel mondo dell'immagine, anche autori che poi si sono affermati nel mondo della critica, per esempio come Peter Weyermeyer, che poi è stato per diversi anni anche il direttore della GAM, l'allora GAM di Bologna, oggi Mambo, con questa indagine, fra l'altro, che poi ha portato avanti in vario modo in varie parti del mondo, con altre pubblicazioni, mostre dedicate. Infatti non sapevo appunto che tu avessi pubblicato in tempi non sospetti comunque un testo come questo che affrontava questo argomento. Fu un successo incredibile questo libro. Questo è il primo libro che ha fatto Peter Weyermeyer sul nudo maschile, poi ne ha fatte una serie, e sia il libro che la mostra ebbero un grandissimo successo. È uno dei rari casi dove ho fatto due edizioni. Come sapete, nel mio mestiere fare due edizioni è una cosa che non succede quasi mai, cioè per definizione chi si occupa di arte contemporanea e fotografia occupa uno spazio molto molto limitato. E fare due edizioni, sì, non so quante volte mi sia capitato nella vita, ma insomma stanno dentro una mano, direi, no? E in questo caso facciamo anche una tiratura piuttosto alta, e ci fu una partecipazione davvero notevole, insomma. Fu un caso quantomeno nazionale, ma anche con ripercussioni internazionali. Per me fu un lavoro educativo anche, perché io di fotografia sapevo veramente poco, e in questo caso fu quasi un manuale, no? di formazione, no? quasi di storia della fotografia, seppure vista attraverso una lettura del tutto particolare e parziale come quello del nudo maschile. No? E Peter poi ha avuto un'importanza, è uno dei pochi curatori, e come sapete la figura del curatore, insomma, è tutto sommato recente, no? Cioè, nel senso che si parla di curatori a finire dagli anni 70, insomma i primi anni 80, prima come figura c'era quello dello storico dell'arte più che del curatore. Il curatore interviene proprio con una scelta quasi militante, e anche insomma con un rapporto di scambio con tutti gli altri attori dell'evento, no? A cominciare ovviamente dagli artisti fino anche all'editore. E Peter Weyermeyer è uno di quelli, insomma, no? E naturalmente con una caratura diversa rispetto ad altri, cioè non è un Harald Zeman, ma insomma la scuola è quella, insomma. Ecco, in questa prima carrellata appunto di edizioni SG si trovano altre belle pubblicazioni, e un'altra figura, sempre adesso rimanendo nel mondo della critica, che poi ha fatto strada, come la figura di Claudio Marra, che appunto sulla fotografia poi da questo libro in poi ha pubblicato tanto, e come figura di docente all'Università di Bologna comunque ha ricoperto per molto tempo l'unico ruolo di docenza sulla storia della fotografia, e quindi insomma ha lasciato in un certo senso una certa impronta. Fra l'altro questo libro me l'hai anche regalato, sono molto contento di averlo in collezione. Sì, la cosa che stupisce è quando Claudio curò questa mostra, questo libro, era un ragazzotto, insomma, non aveva neanche 30 anni, insomma. Ed è una cosa che oggi è molto, molto, molto difficile, forse impossibile, che un ragazzo così giovane, aveva appena finito l'università, non so neanche se avesse ancora la cattedra, no, sicuramente, però forse insegnava. Però oggi a un giovane che venga affidato un progetto di questo tipo,
un museo per una mostra di questa potenza, insomma, è direi un sogno impossibile, insomma. Purtroppo dico io, no? Perché insomma, cioè, se arriva molto tardi e quando arrivi forse non hai più quella carica che potevi avere quando, no, hai cominciato il tuo lavoro. Claudio è uno che ha avuto questa possibilità e essere giocata bene. Poi abbiamo fatto anche altri lavori assieme, non te li ho mandati per non seppellirti di cose. Però insomma, allora fu veramente molto prolifico e uno dei pochi, insomma, no? Dopo a quel tempo, no? Dopo la Palazzoli, dopo la Valtorta, insomma, a occuparsi di dopo Zanier, insomma, no? Cioè, di una generazione un po' di mezzo, forse, non so, mi viene in mente solo lui, non in mente altri. Sì, sì, effettivamente sì. Camera con vista hai pubblicato come edizione SG, secondo me, se ricordo bene. Con lui? Sì, di Marra. Sì, sì, sì. Camera era un testo vista. Proprio di studio. Proprio sì, sì, bianco, copertina in bianco e nero. Sì. No, questo è interessante perché, come dire, ci fa capire come la figura dell'editore, in questo caso tu, sei stato un sostegno, appunto, tu stesso hai detto che era... Un giovane ricercatore, e grazie alla complicità con l'editore ha avuto la possibilità di pubblicare per la prima volta e di conseguenza poi intraprendere una strada che forse, se non incontri l'editore, poi fai fatica a portare avanti in seguito. Quindi è bello vedere come il mondo dell'arte, anche se spesso viene descritto come un luogo pieno di rivalità che comunque ci sono tra i vari soggetti che lo compongono, però quando si stringono dei rapporti, dei sodalizi, specie poi quando diventano durature nel tempo, questo fanno la differenza, e lo vedremo in questo progredire delle immagini, come poi con certi autori ci sono stati dei veri e propri sodalizi che hai portato avanti con Claudio, pubblicando tantissimo. Poi non abbiamo avuto occasione di lavorare, però insomma ci si vede, insomma siamo in ottimi rapporti, continua una polemica a distanza, perché lui mi chiede ancora i diritti d'autore per questo libro e io invece gli chiedo i diritti della sua vita, insomma, perché insomma, mettiamoci d'accordo. Ecco, quindi tra le altre cose, poi qui avevo messo insieme una serie di copertine che mi hai mandato, appunto tematiche dedicate a Ghirri, visto anche per far vedere quanto comunque hai lavorato con Ghirri, pur ci tengo a precisare, perché adesso da come abbiamo iniziato la conversazione sembri nato come editore di fotografia, però pur essendoti avvicinato in tempi non sospetti alla fotografia, tu comunque nasci come editore d'arte, secondo me questo è bene sottolinearlo. Adesso ovviamente in questa selezione abbiamo un pochino pilotato sulla fotografia, però Danilo Montanari nasce proprio come editore che ha pubblicato tantissimo con grandi artisti allora contemporanei e oggi comunque ancora molto affermati come Paolini e come tanti altri che non hanno a che fare con la fotografia ma col mondo dell'arte tout court. Quindi insomma... questo lo dico come valore perché nel momento in cui un editore che si occupa d'arte poi si occupa anche contemporaneamente, poi via via con il progredire degli anni in maniera specifica sulla fotografia, perché poi questo ti sei avvicinato sempre di più, soprattutto nell'ultimo decennio, credo, mi sembra di intuire, sulla fotografia, dà maggior valore, perché l'editore che nasce solo per la fotografia non può che avere una visione miope. Ecco, chi invece proviene dal mondo dell'arte è capace nell'atto della pubblicazione anche di contestualizzare il gesto fotografico e il valore dell'artista che si esprime con la fotografia dentro un contenitore più ampio e più nobile, appunto come quello dell'arte. Quindi questo hai fatto, ecco, nella tua carriera. E qui a un certo momento, appunto, c'è il cambio di denominazione, si entra nella casa editrice, appunto, Danilo Montanari, che porta appunto il tuo nome e che continua comunque ad interessarsi di alcuni autori che abbiamo visto precedentemente, dedicando alla figura di Ghirri, che non era ancora il Ghirri che noi conosciamo, appunto altri libri che...
che ho messo insieme anche come momento di raccordo con un'altra generazione che poi viene avanti, che è la generazione con cui credo tu abbia poi stretto anche un rapporto maggiore, più longevo a livello di pubblicazione e anche di scambi, perché non so, adesso dico tutto io, però non so se ti saresti avvicinato così tanto alla fotografia se non avessi incontrato autori come quelli che vedremo adesso, come non so, un Olivo Barbiere, un Paolo Ventura, che noi qui a Fano abbiamo avuto ospiti d'onore negli anni passati, che credo che ti abbiano, anche se tu eri già iniziato alla fotografia, ti abbiano dato una spinta ulteriore nei confronti di questo linguaggio. Sì, sicuramente. Anche se Ghirri, che devo dire, io ho avuto insomma alcuni anni di frequentazione con Luigi, senza capirne troppo il lavoro, ammetto un mio limite, insomma, perché intanto, come dicevi tu, la fotografia non è esattamente il mio specifico, insomma. E un po' perché Luigi era il primo ad avere un certo understatement, no? Cioè si presentava in un modo davvero poco autorevole, come dire, no? Se, gli occhiali sporchi, tutte le pancialtronate, le cose, insomma, perdeva la roba, e si parlava poi alla fine di tante cose e pochissimo di fotografia o di arte, no? Si parlava più delle cose strane della vita da cui lui era attirato, e anch'io, perché io lo andavo a trovare indipendentemente dalla questione di lavoro, e c'è un'immagine che mi è rimasta nella testa, e ogni tanto penso, ma è vera o vorrei che fosse vera, no? Ed è questo: lui abitava, quando l'ho conosciuto io, ancora a Formigine, che è un paese assolutamente anonimo attorno a Modena, tra Modena e Reggio Emilia, è veramente un paese anonimo. Cioè, no? C'è un bellissimo castello, comunque a Formigine. Sì, ma lui stava in una nuova urbanizzazione con quelle casette tutte uguali, no? da geometra, lui poi era un geometra. Però arrivavi lì un po' nella nebbia, e nella curva per arrivare a casa sua c'era un carro con una fucina, insomma, c'era un fabbro sulla strada, insomma. È una cosa strana, cioè un fabbro con un carretto, con come dire, il fuoco, il braciere del fabbro, insomma, che batteva il ferro, insomma, e si parlava di queste cose qui, no? Di questi personaggi che lo affascinavano, non a caso, perché a casa sua c'erano sempre Celati, Cavazzoni, credo persone dominate da un certo filo di pazzia, insomma, no? E questo era il clima, no? E questo per dire però che questa figura di Luigi mi ha fatto proprio da ponte anche rispetto a Olivo e a Ventura, no? E a Paolo Ventura, e in modi diversi. Paolo l'ho conosciuto perché ha una delle primissime edizioni del MIA, la Fiera della Fotografia a Milano. Io avevo uno stand davvero piccolissimo, un buco, e in questo buco c'era una specie di cabina telefonica, quasi, uno spazio piccolissimo, dove avevo messo delle fotografie di Ghirri. Non se le filava nessuno, e di fronte a me c'era invece il tavolo di contrasto dove c'erano dei lavori di Ventura, uno dei primi libri di Ventura. E io insomma, mi stavo un po' annoiando, perché il MIA non è esattamente un'esperienza entusiasmante, e quindi vado a guardare i libri di contrasto, e mi metto a guardare questi libri di questo Ventura, dico, cazzo, Ventura, dico, ah, però che storie, me le guardo. E c'è un tipo alle mie spalle che invece va a vedere le fotografie di Ghirri, no? E a un certo punto ci incrociamo, no? Perché io faccio il mio mestiere, dico,
aveva bisogno, non so, dire, no, dice, ma queste fotografie... io gli spiego di cosa si tratta, no, gli dico, no, guarda, scusa, mi sono distratto un attimo perché sono andato a vedere le foto di questo Paolo Ventura, quindi diceva, interessante, cioè, sono io. Cioè, e nacque così proprio la conoscenza e anche poi l'amicizia, i rapporti di lavoro con Paolo. E con Olivo invece, anche lì il trade union è quello, perché io Olivo l'avevo conosciuto nei lavori che abbiamo visto prima, no? Cioè il Giardino d'Europa e l'Alto Attraversata del Deserto, ma non eravamo mai stati amici, no? E non, per nessuna ragione particolare, insomma, non c'era stato l'occasione, insomma, no? E l'ho rivisto anni dopo e c'era quasi una da parte di Olivo una, come dire, la voglia di allontanarsi, no, da quella matrice, da quella esperienza. Che lui dice, ma guarda, scusami, dico, ma noi, dico, ci conosciamo già da quel didico, no? Mi fa, ah sì, ma è vero, sì sì, belle quelle cose, però insomma non ne voleva parlare proprio in realtà, no? Perché sono molto, molto lontane dal lavoro che fa oggi, e questo è anche un merito suo, giustamente, no? Perché non è rimasto a fare le stesse cose, insomma. Però sì, effettivamente sono molto lontane, se vedi i lavori site specifici di Olivo, poi qui l'esperto sei tu, io sono un amateur in questo caso, no? Però sono molto distanti da quella storia. Sì, sì, no, è verissimo, infatti quando venne qui a Fano nel 2011, no, 10, nel 2010, ci fece vedere tutti i film, quindi già lì guardare i film di Olivo Barbieri, che di solito si è abituato a pensare fotografo, è stata una bella esperienza. E poi ci raccontava questo, ci raccontava questa necessità di prendere le distanze anche da se stesso, ma senza rinnegare quel periodo che è stato fondamentale comunque per la sua crescita, ma per il desiderio di andare oltre Ghirri, perché comunque lo diciamo sempre, ne parlavamo anche oggi pomeriggio, il grande problema di tutte le nazioni che hanno avuto o una scuola importante o un autore ingombrante è quello di andare oltre. Ma non perché quella scuola, quell'autore siano negativi, anzi, proprio perché sono così presenti sulla scena che rischiano di fermare una situazione, di rallentare una situazione, e sicuramente Olivo in questo è il più bravo di tutti, perché pur appartenendo a quella scuola, diciamo, ed essendo forse l'allievo più dotato della scuola di Ghirri, è riuscito proprio a fare il salto, a prendere le distanze, pagandolo in prima persona, perché comunque non è stato facile e molti si erano disaffezionati al suo lavoro in questo passaggio, però che era fondamentale, che poi gli ha dato merito dell'essere diventato quello che è ora. Questo è un libro molto importante, perché fra l'altro è un libro che non c'era, è un libro che doveva esserci, è un libro di lavori del 77-78 che doveva esserci, che tu Danilo hai fatto, come dire, hai resuscitato, diciamo, a distanza di tempo, hai permesso a noi di conoscere un lavoro che è super contemporaneo, pur essendo tra i più datati di quest'autore, perché adesso qui vediamo solo la copertina chiusa, però qualcuno di voi forse lo conoscerà, oppure potete andarvelo a vedere. È un lavoro dove l'autore fotografa in modo molto ravvicinato i vetri rotti di Flipper, e quindi ci cala all'interno di questo immaginario fatto di cowboy, di fantascienza, di una civiltà che si è rappresentata attraverso un immaginario in forma ludica, ma che l'autore ci ripropone come un frammento archeologico di una civiltà che è destinata a scomparire, cioè il Novecento. Ecco, la cosa bella di Olivo Barbieri è questa, è che quello che difficilmente riusciamo a fare noi e che stiamo cercando di fare in questi tre giorni di Summer School è quello di lasciarci alle spalle il Novecento e di capire che siamo nel 2000, e non è facile farlo, specie con la fotografia, perché abbiamo questi maestri che ci ricordano e ci riportano ancora a loro. Ecco, questo libro, altri libri che Danilo gli ha fatto, di libri devo dire che
sei stato molto coraggioso anche a pubblicarli, nel senso che sono libri molto difficili, sia per le immagini prodotte, ma anche per, concedimi, anche un po' per la follia anche dell'oggetto editoriale a volte, che non li rende proprio facilmente, credo, gestibili, sì, no, sul mercato. È vero. Sono storie diverse. Flipper è un lavoro molto importante per Ulivo, e lo è stato anche per me. Intanto perché, sì, scusatemi, è colpa mia che vi ho fatto vedere solo la copertina e niente dell'interno, no, perché effettivamente testimonia come Ulivo già nei fine anni 70, la seconda metà degli anni 70, avesse una propria personalità artistica che si discostava da quella degli altri autori che abbiamo visto prima, no? Assolutamente, cioè Flipper è proprio un taglio completamente diverso, no? Non a caso non l'ha mai, cioè non l'ha pubblicato in quegli anni, perché forse lo riteneva lui, forse lui stesso, comunque diciamo che l'ambiente fotografico del tempo lo ritenesse una cosa, forse un lavoro minore, una sorta di esercizio di stile, insomma. E invece, visto oggi, è un lavoro importante che sia stato fatto in quegli anni lì proprio, no? Quando i Flipper erano ancora una cosa viva, insomma, no? Cioè, questo non è un lavoro di archeologia, no? Perché i Flipper negli anni 70 erano i Flipper, insomma, cioè, che trovavi in tutti, che trovavi dappertutto. E le foto lui le ha fatte in quegli anni lì, cioè se fosse un lavoro fatto oggi sarebbe un lavoro di ricerca archeologica quasi, no? No, ne dicevo archeologico, no? Perché la cosa bella è che era un deposito di Flipper dismessi. Sì, erano sì, dei rottami, pezzi di ricambio, robe strane, però allora i Flipper in tutti i bar di tutti i paesi, di tutte le città, insomma, per cui era, insomma, una cosa importante. E con Ulivo è stato interessante, con Ulivo e con Daria, che è una parte importante della ditta Barbieri, no? Progettare il libro in questo modo. In realtà gli elementi sono pochissimi, quelli che danno l'idea del materiale. Sono questo cartone grigio, che va a riprendere i fondi dei cartoni, appunto, che erano nei Flipper, e questi angolini di metallo, che anche questi erano, no, nella cornice dei Flipper. Trovare questi angolini è stata una roba assurda, insomma, veramente messo mesi di ricerca, e poi una volta trovati, trovare anche qualcuno che li montasse è stato davvero, davvero un'impresa. Invece gli altri lavori che sono... No, aspetta, dico una cosa che secondo me è importante di questa copertina, è che sono tutte diverse le copertine, nel senso sì, che... le ha fatte Ulivo, una per una. Sì, sono timbri che, quindi per esempio quella che ho io ha la scritta là in alto, altra in basso, quindi sono tutte timbrate, fatte a mano. Oppure scritte a mano. Oppure anche scritte con la firma, insomma c'è questa volontà di diversificare il libro, che è uguale, però ha una copertina unica, ecco, nel suo genere. E poi un'altra cosa, appunto, rispetto a quello che dicevo prima, coraggiosa, è che, me lo concederai, diciamo, è una copertina che non si dovrebbe fare, diciamo, nel senso, della BC, della grafica, è una copertina che non si dovrebbe fare perché non comunica, non ti dice niente, cioè ti priva di qualsiasi comunicazione, e soprattutto non ha un appeal da un punto di vista iconografico, ma non lo dico per, ovviamente, come critico. No, però l'abbiamo venduto. Sì, tutto. Sì, no, appunto, nel senso, contraddice il fatto che a volte, appunto, non tener conto delle regole, però rende l'oggetto misterioso, interessante, unico, perché poi è il suo contenuto, ovviamente, che l'ho reso particolarmente appetibile. Ecco, qui invece questi sono i due, non so se hai anche altri, sì. Ne abbiamo fatti 5-6 di questa serie, 5 mi pare, no? Sì, alcuni più felici di altri, no? Cioè, quello sicuramente più interessante, guarda caso, è anche il primo, questo Alps.
Sì, anche qui scusate, non riesco a farlo vedere, sono tutti dei leporelli, cioè dei libri lunghi alcuni metri, che si sviluppano e che poi vengono piegati a soffietto. Alps è un lavoro straordinario di Olivo, no? Da un punto di vista fotografico, e questo ha reso molto più facile per me fare un libro bello, ovviamente mi è venuto felice. Gli altri sono lavori un pochino più duri, già Adriatic Sea non, sì, ancora funzionava, ma ad esempio questo sul terremoto, ad esempio questo sul tunnel del Monte Bianco è un libro molto più difficile, non concede quasi nulla, cioè non è il libro che vai in libreria e dici questo me lo vorrei proprio comprare perché no, mi piace, è un libro che devi conoscere l'autore, ti deve interessare particolarmente, insomma ci vogliono una serie di elementi in più, no? Però è stata un'operazione interessante, è un libro sul tunnel del Monte Bianco, è uno di quei libri che rimangono, no? Cioè che io continuo a proporre e che continuano a chiedermi, insomma, per cui in realtà con Olivo è così, cioè anche con Flipper all'inizio mi sembrava che poi dico ma perché ho fatto questo libro che non lo compra nessuno, e poi dopo un po' mi sono accorto che non ne avevo più, no? Per cui qualcuno evidentemente l'ha comprato, e con gli altri uguale, insomma. Sì, fra l'altro questo addirittura è questo sulla sinistra, sulla cinematografia, quindi sulla parte video filmica del lavoro di Olivo, che è quella che conosciamo meno, soprattutto qua in Italia, è un lavoro ulteriormente difficile perché ci presenta nella forma del libro un prodotto visivo che invece va visto in movimento, insomma, quindi anche questa è una sfida da un punto di vista editoriale. C'è da parte di Olivo Barbieri, anch'io ho avuto modo di fare due libri con lui, questa esigenza di utilizzare il libro proprio come fa anche con le sue fotografie, come strumento per scardinare dei cliché, dei luoghi comuni. Se solitamente il libro va fatto in un modo, lui cerca di farlo in un altro. Se solitamente si tende a fruire il libro tutto da un lato, quindi da evitarne una rotazione, lui a volte cerca di far sì che chi ha in mano il libro debba girare il libro per poter leggere o vedere alcune parti, cioè lo sente non solo come un contenitore di immagini, ma proprio come uno strumento che debba essere attivo, dinamico, partecipato, da parte che ci sia una partecipazione da parte del fruitore. E questo a volte, quando esprime questa esigenza, sembra una cosa assurda, dall'altra parte però poi ti accorgi che c'è una volontà che va al di là del fare il libro e mette dentro la pubblicazione delle particolarità che soltanto nel tempo poi riesci ad apprezzare e a vedere come siano poi una cosa unica nella produzione. Questo è particolarmente vero in un caso di un libro che questa volta per colpa mia non ti ho mandato la foto. Sempre colpa tua. Spesso colpa mia. Spesso. Istanbul, che è un lavoro davvero, davvero strano, che anche dal punto di vista editoriale ha posto dei problemi, perché è tutto fuori formato, è un libro grande così, una lenzuolata, è tutto fuori standard, no? Per cui in realtà tutta la lavorazione è stata fatta manualmente. E anche molte pagine si aprono, come dicevi tu, nel senso opposto a quello che ti potresti aspettare o immaginare, con tutta una serie di problemi tecnici non indifferenti, compreso dover rafforzare alcuni angoli, perché sennò quando vai a aprire una pagina così grande, nel senso contrario, ti si spacca, insomma, no? Per cui, con Olivo è sempre divertente perché mi spinge a trovare soluzioni nuove o inesplorate, no? Niente di che, nel senso che però insomma anche basta fare un libro 2 centimetri oltre quello che è il formato standard e ti si apre un mondo, perché ti si apre veramente un mondo non solo di tecnica ma anche di persone che sappiano fare alcune cose, insomma, per cui insomma,
Sì, cioè poi si instaura questo dialogo, quindi diventa un libro dove tu come editore ci metti la tua, lui spinge da una parte, tu tiri dall'altra, e soltanto dall'unione di questo tira e molla che si viene a creare poi la pubblicazione. Il libro appunto a cui ti riferisci, quello su Istanbul, per esempio, io colleziono i libri di alcuni di questi autori, quelli di Olivo ce li ho tutti, ho dovuto appoggiarlo sopra alla libreria perché non entra, diciamo che quando vedi che non si infila nella libreria un po' t'arrabbi, è grande come questo tavolino, un po' ovviamente. Odi l'editore, però comunque dopo ne apprezzi comunque questa sfida da un punto di vista dell'oggetto. E un altro appunto sodalizio che caratterizza appunto gli ultimi anni è questa così sterzata nei confronti della fotografia, appunto, come abbiamo già citato, è il rapporto con Paolo Ventura, di cui credo, ho provato a dare una contata ai libri che hai pubblicato su internet, è l'autore di cui hai pubblicato più libri ad oggi, e più anche di Olivo Barbieri. E sono pubblicazioni di varia natura. Adesso vi ho messo questa perché abbiamo anche un ritratto del giovane artista Paolo Ventura in copertina. Questa è una collana che ho curato io, e con Danilo abbiamo riflettuto a volte se era il caso di aprire una collana con dei ritratti così degli artisti da giovane. Sembrava un po' ostica anche la cosa, però insomma vedo adesso che c'è chi li ricerca proprio per quello, perché quell'immagine lì la puoi vedere soltanto su questo libro. E in questo caso era un libro dove certo c'erano delle immagini, ma nasceva da un altro ragionamento, cioè far provare al lettore un livello di conoscenza dell'artista che di solito ha soltanto l'addetto ai lavori. Cioè, quando è stato pensato, il desiderio era questo: io che faccio questo mestiere, che frequento gli studi dell'artista, posso conoscere alcuni risvolti, come Danilo e come altri, della carriera di questo artista. Chi di solito prende in mano un libro di Paolo Ventura vede soltanto il lavoro finito. Allora far vedere un po' di backstage, far vedere il pre-opera, far vedere il mondo che gira intorno all'artista e che favorisce poi la nascita di quell'opera, ci sembrava una scelta opportuna. Infatti all'interno di questo libro c'è la collezione, per esempio, ci sono alcune tracce della collezione di Paolo Ventura, e la collezione in Ventura, così come in altri artisti, è una sorta di preopera, a volte è proprio l'opera, cioè questo impulso collezionistico nei confronti di altri libri, nei confronti di altri autori, nei confronti di abiti, nei confronti di letteratura del primo Novecento, di cose appartenute ai soldati della Prima Guerra Mondiale. E non è soltanto collezione, è la costruzione di una ricerca su cui si fonda poi l'opera, che credo che il libro racconti poi sia nel confronto con l'opera finita e sia in tutto quello che c'è stato a monte. E questa cosa poi l'abbiamo fatta anche con un'altra autrice, che è Paola Di Bello, che poi dopo a un certo punto della proiezione incontriamo. E poi invece anche per Ventura c'è una serie molto ampia di lavori monografici dedicati ad alcune produzioni. Questa è molto simile alla scia già aperta con il libro di Barbieri, non so quale sia dei due venuto prima. Prima questo, quindi anche qui ci troviamo di fronte a una copertina fatta a mano, personalizzata, dove tutte sono differenti una dall'altra. E non lasciano trapelare, ecco, informazioni rispetto a un contenuto che poi è molto vario, interessante, perché questa è una scatola, quindi aperta la scatola si entra un po' nel mondo dell'autore. Sì, Paolo è uno degli, non è l'autore con cui ho lavorato di più, ho fatto di più con Paolini, però è uno degli autori con cui probabilmente se avrò modo di continuare a vivere lavorerò di più, forse, perché ha delle caratteristiche molto importanti per il mio lavoro. Paolo è uno che ha fatto delle proprie debolezze una forza,
non credo si offenda se dico che non è un grandissimo fotografo, no? Fino ai 35 anni mi pare era un modesto fotografo di moda e poi decise di abbandonare la nave della moda per andarsene a New York e per alcuni anni insomma, si è fatto una vita piuttosto dura, insomma, no? E quando mi raccontò come gli era cambiata la vita, no? E, beh, insomma, ho detto, qui ci possiamo lavorare, no? Ed è una storia che racconto col suo permesso, perché insomma, come dire, c'entra la fortuna o il culo, ma come direbbe Sacchi, ma c'entra anche il talento, insomma. E lui a New York si era messo a costruire queste piccole scenografie, piccole perché lavorava in uno stanzino sopra un tavolo poco più grande di questo, quindi non erano molto, molto grandi, e costruiva le sue prime storie, no? E insomma, passava da una galleria all'altra per mostrare il proprio lavoro con successo zero. Poi gli capitò un giorno di arrivare sotto una pioggia torrenziale in una galleria nella quale aveva appuntamento, e di solito accade che ti riceve non il gallerista ma l'assistente del gallerista. E lui arrivò tutto inzuppato d'acqua e lo fecero entrare, lo fecero accomodare dietro dove c'era la gallerista, che si prese cura di questo ragazzotto proprio perché era tutto... E quindi lo asciugarono, dice, ma ero venuto per far vedere il mio lavoro, dice, ah, il lavoro bene, dice, ma cosa fai? Dice, perché a me mi hanno appena chiesto dal New Yorker se ho una storia, no? Ho una storia. E dopo una settimana questa sua storia venne pubblicata su New Yorker, no? E fu la chiave di volta della sua vita, insomma, no? della sua vita artistica, insomma, della sua vita, assolutamente, no? E questa storia qui, insomma, continua ad essere un po' lo spirito con cui Ventura affronta il suo fare artistico e anche un po' la sua vita di tutti i giorni. E questo essere un po' avventuriero a me piace molto, perché poi si fantastica, si costruiscono progetti forse un po' impossibili, insomma, e che poi alla fine vanno, fino ad oggi sono andati più o meno bene, ma mediamente bene, insomma, mediamente bene. Alcuni lavori molto bene, anche io una cosa che non riesco a capire, forse tu me lo puoi spiegare, no? Perché ci sono lavori di Paolo che hanno un successo immediato proprio di pubblico, e altri, non dico zero, ma insomma, eppure sono simili, insomma, no? Il perché non ho ancora capito. Se tu me lo spieghi sarebbe, mi aiuteresti moltissimo nella mia professione. Ma, per esempio di questi libri che qui abbiamo. No, adesso qui non ti ho fatto vedere. Abbiamo una certa sequenza di, sì, quali sono quelli che hanno avuto un maggior riscontro. No, ad esempio questo Via Emilia, io pensavo, no, se non altro per ragioni territoriali, no, Via Emilia proprio non ha proprio funzionato, no? Mentre so, Racconti di guerra è andato benissimo, Il morto di un anarchico strabene, cioè, alcuni lavori sono andati veramente molto... Ecco, ad esempio il pittore futurista, in questa versione qui del librino piccolo, ecco, questa è una cosa su cui, se volete, poi dopo ci torno sopra un attimo, non ha funzionato molto, mentre il mago è stato un successo incredibile. Il mago, non so se l'abbiamo, non te l'ho mandato, è questo qui, ecco. E boh, non saprei capire il perché, hanno le stesse caratteristiche editoriali, gli stessi materiali,
lo stesso tipo di impostazione del progetto. Il pittore futurista l'abbiamo fatto in tre versioni, qui forse ne è solo due. E la prima volta abbiamo fatto questo in realtà è un libricino, questo che vedete a sinistra, questo invece è un libro di grande formato. Poi questo invece è stato un lavoro fatto in tiratura limitata, che conteneva anche una foto firmata e numerata, e poi ne abbiamo fatto anche un leporello piccolissimo, perché mi capitò che stavo stampando un lavoro in tipografia e nel foglio c'era uno sfrido, cioè un pezzo, una striscia del foglio che rimaneva bianca. Ora col mio stampatore ho detto, ma caccia di sopra questa cosa qua, no? E vediamo cosa salta fuori, no? E ne abbiamo fatto questo leporello. Questo l'ho fatto senza dire niente a Paolo. E quando gliel'ho portato ho detto, ma non male questa cosa qui, non male. E dico, ma senti, pensavo di utilizzarlo come gadget, di regalarlo. No, non si regala niente. Cioè, no. Facciamo una bella edizione firmata e numerata. No? Ma dico, quanto la vendiamo? Dico, 2 lire, no? Perché è proprio una cosina, sembrano quei calendarietti che davano i barbieri un tempo, no? Una cosina così, no? Mi vergognavo un po' a chiedere dei soldi per questa cosa, e invece vado ad una fiera e lo porto, si avvicina, il primo che si avvicina e dice, questa cosa qui, cioè, dico, sì, guardi, quanto? 50 euro. Me l'ha comprato, no? Dico, cavolo. No. E effettivamente era più facile vendere questa cosina a 50 euro che non il libro a 20, no? Quindi ho detto, vabbè, va così. No, però non saprei perché. No, in effetti questa è una particolarità di trovare libri che portano lo stesso nome e le stesse immagini in formati diversi. Devo dire che è una cosa che secondo me ti hanno anche un po' copiato, perché ho visto che recentemente ci sono dei progetti di alcuni artisti che nascono già con quest'idea pianificate, nel vostro caso sono state cose un po' accidentali, scommesse, prove, così. Però adesso vedo che ci sono molti autori che danno lo stesso lavoro a numero X di editori, se lo fanno pubblicare da più case editrici per vedere anche la diversità nell'interpretazione di questi editori, e quindi diventano opere uniche proprio perché c'è la partecipazione appunto di soggetti altri che casomai lo fanno su nazioni diverse, così ne risentono anche del gusto, della grafica, dello stile di altri. Invece per voi è accaduto così anche più volte, perché anche in questo caso mi sembra che ci sia quella sulla sinistra è una scatola che poi contiene tante cose. Sì, questa qui della scatola è una cosa che ho fatto, io non ero convintissimo e tuttora non sono molto convinto. Questo però è un progetto di Paolo, ci teneva molto, e in realtà è una scatola che contiene una decina di libri che avevamo già prodotto, no? Però funziona, non so, nel senso che intanto c'è una cosa che dico, che non so quanto vi piacerà, visto che voi siete qui per parlare di fotografia, e questo tipo di lavoro di Paolo si va via via allontanando dalla fotografia, no? O meglio, insomma, diciamo che la fotografia non è più l'elemento centrale, no? Mentre diventa centrale la narrazione, e poi nel suo caso, come tu dicevi prima, Paolo è anche un raccoglitore, no? È uno che ama girare per mercatini, ha una vera e propria malattia, insomma, si alza alle 4 del mattino per andare ai mercatini, veramente alle 4 del mattino. E per cui, insomma, l'idea della scatola che contiene delle cose così, insomma, è proprio il suo intimo, no? Sì,
Mi piace perché così dalle tue parole fino adesso, cioè, esce secondo me anche una figura di editore atipico, se posso dire, nel senso che nasce molto sul rapporto, sull'emozione, sull'essere complice di un autore, apparentemente, almeno da quello che stai dicendo, in un primo momento anche prescindendo da un discorso puramente di business. Uno quando pensa all'editore pensa a un calcolatore che studia il prodotto finalizzandolo al mercato, e mi sembra che questo poi arrivi anche nel tempo, perché poi la cosa bella che ho avuto modo anch'io di constatare è che il libro funziona con tempi diversi, c'è il libro che funziona subito, quello che funziona dopo 10 anni, poi anche tu prima lo dicevi. Quindi, come dire, nel momento in cui senti convinto della scelta dell'autore di essere complice di questa impresa, poi sai che o prima o dopo il risultato lo ottieni, e non c'è questa idea di pianificazione editoriale su un reddito, diciamo, immediato, che casomai caratterizza altri editori che hanno un altro stile rispetto al tuo. No, guarda, su questa cosa, cioè, non è esattamente così, no? No, in questo senso, che ognuno ha la propria natura, no? Cioè, mi spiego parlando di calcio, no? Se io mi occupassi di calcio, non farei il gioco, non avrei una squadra, se fossi l'allenatore, che giochi subito in attacco. Avrei una di quelle squadre che cominciano col perdere 1-0, no? E quando perdono costruiscono il loro gioco, ma no? Prima devono perdere, no? Perdi 1-0 e poi dopo cerchi di vincere 3-1, no? Quindi io anche in questi lavori non è che non mi interessi niente, perché se no non sarei ancora qua, no? Mi interessa, però riesco a dare il meglio quando le cose si fanno un po' difficili, no? Cioè quando perdi e dici mi devo inventare qualche cosa, no? E lì, cioè, prima perdi, dopodiché non sempre vinci, però insomma, no, l'idea è quella, insomma, no? Cioè di giocare di rimessa in contropiede, insomma, questo. Ma ti faccio una domanda da un milione di dollari, diciamo, visto che spesso, cioè oggi tutti vogliono pubblicare, in molti sono gli autori che desiderano pubblicare un libro, in maniera molto semplice, qual è il modo migliore per avvicinarsi a un editore, adesso a prescindere da questi sodalizi, da queste cose che succedono, però ecco, qual è il modo più giusto, più elegante, più umile per potersi avvicinare all'editore e conquistarsi appunto quella fiducia necessaria per poi trasformare quell'idea in un libro? La risposta sarebbe non lo so, però provo. No? Io nel mio piccolo, io sono un piccolo editore, però sono anche uno dei pochi editori che si occupano di queste cose. Essendo uno dei pochi, finisco con l'essere uno dei migliori, per forza. No? Siamo in tre, nei primi tre ci sono, no? Quindi dico con un certo orgoglio, cioè, ma sono uno dei migliori editori d'arte in Italia, siamo in tre, per cui insomma, non, insomma, al massimo sono il terzo. E questo fa sì che ci sia un'attenzione, no? Io nel mio piccolo ricevo ogni giorno delle proposte, ma da mezzo mondo, veramente da mezzo mondo. Dal Brasile, non dico tutte le parti d'Italia, ma insomma, da ogni parte d'Europa, ricevo dei progetti e si presentano tutti in un modo, non è colpa loro, no? Perché è il sistema che non è fatto bene, però insomma, tale per cui io più delle volte non rispondo neanche, non per scortesia, ma perché cioè, la giornata è fatta da un certo numero di ore. Arrivo a sera che anch'io sono stanco, non ho, magari mi ritroverei quella mezz'ora di tempo per rispondere, ma non ho più la lucidità per farlo, no? Per mettermi lì, guardare serenamente il progetto, per cui spesso non rispondo, no? E magari capita che perdo il progetto buono, no?
Io posso parlare per me, cioè cosa conta per me, no? Io cerco di avere meno apprensione possibile, no? Perché il mio alla fine è un lavoro e ognuno di voi farà un lavoro e che cosa volete dal vostro lavoro? Che vi dia un reddito dignitoso, che vi renda la vita di tutti i giorni possibilmente gradevole, no? Cioè, di non dover alzarsi la mattina e dire porca puttana, mi tocca andare a lavorare, no? Ecco, io cerco questo, no? Di alzarmi la mattina e di avere questo privilegio rispetto a tanti altri, di dire oggi ho una gran voglia di andare, vado al mare o vado a lavorare, ma quasi quasi vado a lavorare, no? Perché forse mi piace di più, insomma. E questo è un grandissimo privilegio che però cerco appunto di preservare, no? Chi mi propone il progetto, non per colpa sua, ma semplicemente perché a volte non ci si conosce, non si parla lo stesso linguaggio, no? Mi complica questa quotidianità, ecco che io mi dispongo male, no? Semplicemente perché difendo un modo, cioè un lavoro che è molto difficile, perché vi assicuro che campare in modo dignitoso, vendendo queste cose qua, non è per niente facile. E soprattutto non è scontato, non hai la certezza, no? Cioè non è che il fatto che per 40 anni abbia vissuto di questo lavoro vuol dire che i prossimi anni vivrò di questo lavoro, non, la certezza non ce l'hai, no? Ecco, per cui alla fine quello che ti interessa, cioè perché prendi in considerazione un lavoro invece che un altro? Se capisci che puoi avere anche non solo una qualità artistica e intellettuale, ma anche una qualità della vita, insomma, no? E qui questo, insomma, fa un po' la differenza, no? Perché io sono, ecco, dico una cosa a mio favore, io non mi faccio pagare dagli autori, voi direte. E allora, no? Io dico, e allora trovatevi voi un editore che non si fa pagare. Cioè, gli editori, quasi tutti, insomma, si fanno pagare, no? Cioè, se voi volete fare un libro con Elekta, con Schirà o chi altro, dovete pagare, no? Io i miei autori non mi faccio mai pagare. Cioè, c'è da dire che non gli do una lira, no? Come sa Luca, no? Però non glieli chiedo, no? Che è già un bel modo di cominciare a parlare, no? No? È già un bel modo, no? E poi, dopodiché c'è stato qualcuno che ha cominciato a lavorare con me e che grazie a me, forse, ma no, dubito che abbia fatto due soldi con i libri in Italia, non si, è impossibile. Se uno arriva a un mercato internazionale, forse ce la può anche fare, no? Oggi sul tema del libro ci sono tanti strumenti, nel senso che c'è chi si fa un libro in tiratura limitata, poi lo porta in giro, vince un concorso, vince un premio. Ecco, l'arrivare da te con qualche medaglia in più, diciamo, fa la differenza nel senso di offrire per quello che può essere comunque una sorta di garanzia di attenzione su quel lavoro rispetto a un altro che arriva sprovvisto di medagliere. Ecco. Nel senso, per esempio, adesso a un certo punto c'è il libro di Andrea Botto, che è una storia interessante quella da raccontare, cioè arriva già con un po' di conquiste, se ricordo bene la storia, di segnalazioni, ecco, è No, qualcosa che. O è stato il contrario? È stato il contrario, è stato il contrario? contrario. Ok, allora. Sì. No, no, è stato il contrario. L'arrivo di Andrea Botto, che è un bellissimo libro, e devo dire che il merito è di Andrea, insomma, ha fatto un lavoro veramente molto importante. No, quando Andrea arrivò da me con quel progetto, no, Andrea non aveva vinto nulla. Poi invece, grazie a questo progetto, che ha avuto premi, insomma, ha funzionato. Ma ha funzionato più per lui che per me, perché io ho vinto altri premi, cioè i miei libri hanno vinto altri premi, ma il risultato in termini commerciali è zero. Per dirti,
Paolo Ventura ha avuto la copertina di una rivista americana, si chiama NPD mi pare, che è la rivista di fotografia più diffusa negli Stati Uniti, in assoluto. Ha avuto la copertina e un servizio all'interno, proprio sul lavoro che avete visto prima della scatola, Behind the Wall, no? Quando mi mandò la rivista, mi disse, dico benissimo, no? Ecco, il risultato sono state due coppie vendute, due, no? Questo è spostato, no? niente di più. Per cui se qualcuno viene da me e dice ho vinto il premio, cioè magari lo guardo con l'attenzione mia, cioè della mia curiosità, ma non con l'attenzione dell'editore, perché questo non vuol dire nulla, proprio nulla. Cioè, tu vinci un premio, ma la cosa non ha nessun tipo di effetto. E soprattutto non ce l'ha nel mondo di oggi, che è assolutamente autoreferenziale, parlo dei giovani autori, assolutamente autoreferenziale e dove non c'è la cultura del libro in realtà non esiste, cioè, scusate, qui mi rendo conto improvvisamente di essere diventato vecchio, ma e quindi di fare discorsi da vecchio, no? E dico, non è più come una volta, no? Però è così, no? Nel senso che i giovani vorrebbero pubblicare i loro libri spesso uguali, no? Nel panorama, indistinguibili, no? Ma non si guardano bene da comprarlo un libro, si guardano bene, no? Allora se tu in casa tua non hai una biblioteca, insomma, di libri fotografici, la domanda che faccio, scusa, ma perché uno dovrebbe comprare il tuo? Insomma, no? E questo già fa un po' la differenza. Insomma, no? Sì, poi è un mondo, adesso non so quanto tu lo frequenti, ma io per anni, quest'anno non ci vado, per anni ho fatto il festival di Arlan, dove ci si incontra tutti più o meno, no? E alla fine però mi sono reso conto che sono come un po' in matrimonio tra cugini, insomma, no? Sempre noi che ce la raccontiamo, e questo non ha a me non interessa più, insomma. E quali sono invece appunto i luoghi che possono avere senso come vetrina, come posti dove esserci, dove un editore come te deve esserci, quali fiere, quali situazioni internazionali, New York, che insomma comunque una piazza interessante, è una bellissima fiera del libro. Ma guarda, non lo so, perché cioè, ultimamente anche New York e Los Angeles hanno preso un po' questa piega, no? Dell'autoproduzione, no? Che è, come dal punto di vista culturale è sicuramente interessante, no? Perché vedi tante cose, però capire quale sia la direzione diventa molto difficile, proprio perché c'è una proliferazione incredibile, no? Io trovo molto interessante che i giovani autori si cimentino con un progetto libro, trovo meno interessante che vogliano per forza pubblicarlo, perché se il primo libro di Guido Guidi è dell'83 ed è un libro di 4 fogli che fece a Rimini, alla Galleria dell'Immagine, ma Guido Guidi nell'83 era un signore che aveva già una certa età, direi più di 40 anni, no? E fece una robina così, praticamente un depliant, no? E c'era già dietro tantissimo lavoro, quindi il libro dovrebbe essere
un punto di approdo, non un punto di partenza, credo. Sì, in realtà adesso viene un po' capovolta questa cosa, perché lo si vede proprio al contrario, come un trampolino di lancio che effettivamente dà, secondo me, dei risultati rispetto a chi non fa il libro, chi ce l'ha, comunque riesce a penetrare determinate situazioni. Però, insomma, è un tema complesso. Una cosa che ti volevo chiedere prima, adesso abbiamo anche sottofondo musicale, quindi possiamo anche far ballare l'editore, e tra alcuni libri, adesso mi vengono in mente sempre quelli di Ventura perché li abbiamo qua sotto mano, ma anche in altri casi, realizzi dei libri che non sono dei libri, che sono dei pieghevoli, sono dei folder, sono delle edizioni, sono degli oggetti più difficili da definire, ecco, hanno un mercato simile, li posizioni allo stesso modo rispetto al libro più strutturato oppure prendono una vita diversa? No, la veicolazione è esattamente la stessa, cioè finiscono nei bookshop dei musei, in alcune librerie specializzate e nelle fiere che faccio, è esattamente la stessa, anche perché io tendo un po', soprattutto negli ultimi anni, ho cercato di mescolare un po' le carte, per cui presento i miei libri, ma anche libri rari o libri di ricerca, insomma, cioè cerco di dare un'offerta un po' più ampia. No? Cioè anche quelli non pubblicati da te? Ma... Anche non pubblicati da me, insomma, sì, sì. Per cui in questo caso ci può stare benissimo un lavoro come questo, che costa un pochino di più, ma non tanto di più, e che io cerco di spingere proprio per cercare di avere nuovi collezionisti, perché questa cosina qui di Paolo è firmata, numerata e costa poco, costa, cioè quando è uscito costava 30 euro e 30 euro per un lavoro di Ventura è veramente poco. E poi dopo un anno, indipendentemente da quanti ne ho venduti, da come sia andato, il prezzo cresce. È una piccola strategia di mercato. Tra le varie cose, appunto, fatte uscendo da questi autori, ci sono anche tanti autori di altro tipo, insomma, sempre dei maestri storici. Qui, per esempio, c'è un lavoro di Cresci, c'è una pubblicazione di Cresci e così, ma anche altri autori, casomai più giovani, che hanno visto in te un po' un trampolino di lancio. Insomma, adesso qui abbiamo due pubblicazioni di De Mattia, ho messo in particolar modo quella di sinistra perché è un libro che abbiamo con te presentato qui e abbiamo costruito una mostra intorno anche a questo libro, e senz'altro parliamo di autori che senza queste pubblicazioni forse non avrebbero avuto, insomma, quella visibilità nel mondo dell'arte e della fotografia che invece hanno avuto la possibilità di avere. Qui sulla sinistra c'è questo libro Fotografia, è di Luca Massaro, che è uno degli autori che abbiamo in mostra qui a Centrale Festival, Alessandra Dragoni, la copertina che vedete sulla destra, ma ci sono tantissimi autori, abbiamo Giulia Marchi qua presente, che ha pubblicato tante cose con Danilo, insomma una vera e propria promozione, un vero e proprio sostegno, insomma, nei confronti di una creatività giovane che poi segui in maniera costante e che porti a un certo livello di maturazione, insomma. Ho messo anche altri autori come Marina Ballo Charmé, sempre stata qui a Fano, nostra ospite, che ci ha parlato di varie pubblicazioni che abbiamo messo anche in mostra, e questo è un altro lavoro che hai fatto con lei, e tanti tanti altri che, insomma, sarebbe difficile appunto parlare di tutti, ecco, autori che spesso ho visto insieme a te e con il suo sostegno, appunto Michele Buda e Marco Citron, che sono autori che nel libro hanno avuto una visibilità che senza il libro non avrebbe avuto probabilmente il lavoro, cioè proprio il libro è una parte integrante
della visibilità che ha potuto avere il loro progetto fotografico. Sì, qui non so quanto mi interessi, ma ve lo dico, no, proprio nel caso degli ultimi due, no, di Marco e Michele, per dire come nascono a volte dei progetti, no? Michele, che è un autore che a me piace molto, anche con un certo spessore, non so se insegna ancora, però ha insegnato in accademia, insomma, no? ha una bella storia, però in realtà non aveva pubblicato niente, aveva pubblicato sempre con me un piccolo lavoro moltissimi anni fa, quando era poco più che un ragazzino, su una vecchia struttura di archeologia industriale, che aveva una storia limitatissima. E questo lavoro di Michele è uscito semplicemente perché a un certo punto lui ha cominciato a seguirmi nelle fiere che facevo, perché avevo bisogno di qualcuno che venisse con me, semplicemente anche solo per farmi compagnia, e abbiamo girato un po' per l'Europa insieme, no? E quindi a forza di girare insieme è nato questo progetto, no? E se me l'avesse presentato così forse non l'avrei fatto, ma in questo modo insomma è cresciuto pian piano. È la stessa cosa con Marco Citron. Marco, può darsi che qualcuno di voi lo conosca perché è sempre in giro in tutti questi contesti, no? E non si capisce mai che cosa dica e che cosa voglia, no? Non è mai chiaro, no? Però è uno di quelli che di fotografia ne sa più di tutti, che gira sempre con due o tre valigie, trolley pieni di libri, parte da qui in autobus per andare a Londra, ci mette 3 giorni, insomma, poi dopo va in Polonia, anche lì con è veramente un personaggio strano. E anche Marco si è occupato per me di alcune fiere, e in questo modo è nato il suo progetto di urbanismo, che all'inizio io non capivo, ma insomma pian piano ho capito di cosa si trattava, è uno dei progetti fotografici più interessanti che ho fatto sicuramente. E qui abbiamo un libro di Marco Vincenzi, che è un nostro amico e spesso è qua, anche a Centrale Festival, e di Mustafa Sabbag, che è un autore che è cresciuto tantissimo negli ultimi anni, anche lui proveniente dal mondo della moda, e oggi ha una certa visibilità, che si è costruito attraverso pubblicazioni, mostre e tanto lavoro sul campo. Credo che tu abbia pubblicato più di un libro di Mustafa, forse solo questo? No, con Mustafa ho fatto un altro progetto assieme a Giulia, che è in realtà un'edizione limitata, proprio di vere fotografie. Sì, è questo, sono le uniche due esperienze. Sì. E poi per concludere, due autrici che sono abbastanza note insomma nel mondo della fotografia. Da una parte abbiamo Silvia Camporese, dall'altra parte Alessandra Calò, con questo che è una delle due più recenti insomma pubblicazioni, che ha avuto anche dei riconoscimenti recentemente. No, sono due cose completamente diverse, perché il libro di Alessandra, The Secret Garden, è a tutti gli effetti un libro d'artista, sia per come l'ha concepito Alessandra che per il tipo di lavoro editoriale. Anche questo Secret Garden è un libro fatto a mano, proprio sì, a parte la stampa tutto il resto, i fogli sono piegati a mano, intercalato uno dentro l'altro, la cucitura è una cucitura particolare, non si vede, ma c'è un punto metallico che poi viene coperto dalla copertina, ma insomma è proprio un lavoro completamente manuale. La sovraimpressione in copertina in caratteri d'oro, insomma, è tutto fatto a mano, insomma. È un libro d'artista a tutti gli effetti. Il libro invece di Silvia è una cosa completamente diversa, probabilmente il lavoro di Silvia Camporese lo conoscete,
Silvia, a mio avviso, ha un grande merito, ha una capacità di divulgazione, no? Non solo del proprio lavoro, ma anche è un'organizzatrice di eventi, di workshop, no? A mio avviso ha fatto molto bene alla fotografia, nel senso che ha fatto conoscere, oltre a se stessa, tanti altri autori e autrici, no? E questo lavoro di Silvia è un po' una sorta di compendio, insomma, per cui permette di divulgare anche un linguaggio, un alfabeto quasi della fotografia. Sono due cose completamente diverse. Queste erano un po' una selezione, insomma, degli autori che ci hai portato. Volevo però approfittare della tua presenza per, insomma, aprire anche ad eventuali curiosità o domande da parte del pubblico, che a ritmo di musica chiederei se avete cose da poter chiedere a Danilo e anche alla figura di un editore, insomma, nella complessità di questa cosa. Approfitto subito io per una cosa che prima mi era sfuggita, che però mi sembra importante, che cioè, quanto tu intervieni nella scelta editoriale, per esempio, dei materiali, ecco, nel caso per esempio di un libro d'artista, quindi un libro che deve avere una forte impronta dell'artista, lasci correre completamente all'idea, al progetto dell'autore o dell'autrice, oppure ti riservi una parte di intervento nel dire utilizzo quella lavorazione, quel materiale, no, quello costa troppo, no, quello non va bene, una sorta di sei una sorta di coautore, ecco, da un punto di vista dell'oggetto? Allora, a volte sì, diciamo spesso sì. No, non è mai un discorso di costa troppo, non costa troppo. Il discorso è si può fare o non si può fare. Per cui sì, a volte mi vengono presentati dei progetti che tecnicamente hanno delle incongruenze, per cui in quel caso intervengo, diciamo, pesantemente. A volte intervengo nel progetto proprio, faccio un esempio non di un fotografo, ma ad esempio il mio rapporto con Giulio Paolini, ci sono alcuni lavori di Giulio che sono nati da una mia proposta, lo dico non per prendermi dei particolari meriti, ma per dire come funziona, no? Ad esempio c'è un lavoro che si chiama Le chiavi del museo, che è uno dei suoi lavori importanti, anche non solo come edizione, ma proprio è un lavoro che nel suo percorso, nella sua storia è importante, e era nato da una mia idea, no? Io volevo fare un museo portatile, che non è un'idea particolarmente nuova, ma insomma in quegli anni era abbastanza nuovo, o meglio, era tanto tempo che non se ne parlava, no? E avevo un'idea, cioè di una cosa che fosse non troppo ingombrante, che uno potesse mettere in valigia e quando arrivi in camera, in albergo, te la apri e te la metti sul comodino per sentirti un po' meno solo e per personalizzare un po', insomma, portarti un pezzo di vita intorno, insomma, in giro per il mondo. E gli mandai questo progetto, no? Ora, del mio progetto originario, no, c'è rimasta la parola museo, quella sì, c'è rimasto il formato, no, che è un 30x30 e poco altro, no? Però se non ci fosse stato il mio progetto, cioè il mio stimolo di partenza, non sarebbe nato, no, in questo caso, no? E per cui mi piace prendermi anche questo divertimento, no? Questo piccolo lusso. Ci sono casi in cui un artista o un fotografo arriva da me con un'idea finita e talmente bene che io dico bravo, lo facciamo proprio così, no? Sono rari, però sì, insomma, succede, no? E in quei casi lì il mio intervento è davvero minimo, cioè posso
sono alcune cose tecniche che un artista non può sapere, no? Non so, se tu mi fai un certo formato con le foto a smarginare, nel normale foglio 70-100 di stampa non ci sta, non si può fare, no? Uno dice, ma come no? C'è, e no, non ci sta, perché devi considerare la pinzatura, insomma c'è una serie di cose per cui non funzionano. Però ci sono delle carte che invece di essere 70-100 sono 72-102, e tu questo non lo puoi sapere, e io invece sì. E quindi, così, semplicemente. Certo. Qualcuno di voi ha qualche domanda o considerazione da fare? Allora, complimenti Danilo che insomma riesce ad argomentare anche con la musica, però purtroppo dobbiamo convivere col bar. Allora, no, volevo capire se avevi fatto un'analisi del tuo pubblico, di quelli che acquistano i tuoi libri. Volevo sapere, ecco, chi è che acquista i libri di Danilo Montanari Editore, cioè immagino non i fotografi, ma più il mondo dell'arte, credo. Ecco, questo mi interessava molto saperlo. Poi un'altra domanda, se prevedi in futuro di dare più spazio alla saggistica, oppure di, se ci hai mai pensato. Cominciamo dalla fine. La saggistica è un problema, tanto perché non è proprio il mio mestiere. Qualche cosa ho fatto, no? Anche con Luca qualcosina abbiamo fatto, no? Questo è un problema tipicamente italiano, che ad esempio non ho riscontrato nelle poche esperienze che ho all'estero. Cioè, in Italia, se esce un libro di Luca Panaro, no, Claudio Marra non lo compra, si aspetta che Luca Panaro glielo mandi, no? No, è così. E probabilmente se esce un libro di Claudio Marra, Luca Panaro non lo compra, si aspetta che glielo mandi, no? Questo è un fenomeno diffuso, e, ahimè, no? Dico ahimè, perché non si capisce che in questo modo ci rimettiamo tutti. No? Io nel mio piccolo, proprio come educazione personale, quando posso un libro lo compro, anche se me lo vogliono regalare. Guarda, magari se mi fai uno sconto non mi dispiace, però insomma lo pago, perché qual è il motivo per cui non lo devo pagare? No? Non c'è nessun motivo, non perché sono un editore e il libro me lo devi regalare, insomma, no? Se mi interessa lo devo pagare, è un po' come pagare le tasse, no? Io penso che sia giusto pagarle, poi magari abbiamo piacere di non pagare troppo, no? Però pagare sì, no? Cioè, è giusto. E con i libri è la stessa cosa, cioè, i libri vanno pagati, vanno comprati, se è il tuo mestiere, no? Se tu ti occupi di fotografia, no? E se un libro, un saggio di Luca Panaro, non è che in Italia ogni anno escono 100 saggi di fotografia, eh? No. Cioè, siamo nell'ordine di, non so, 10, no? Quindi direi che, non dico che te li devi comprare tutti, ma non c'è un motivo economico per cui non te li puoi comprare, no? Cioè, se ti interessi di questo mondo, se ti interessi di queste cose, no? È come se mi piace ascoltare Bob Dylan, e se il nuovo disco di Bob Dylan io me lo compro, è così, no? È la stessa cosa. Però in Italia non c'è questo tipo di educazione, che è un discorso più ampio, che credo, insomma, che implichi altre questioni nostre, culturali e sociali, tipiche italiane, no? Cioè, siamo un popolo rissoso, diviso, invidioso, insomma abbiamo una serie di qualità negative, oltre a qualche pregio straordinario, ma in genere abbiamo,
Socialmente, come società abbiamo dei grossi deficit che si manifestano anche in questo, per cui i libri di saggistica li faccio sapendo che è un'operazione che faccio perché faccio un'operazione culturale, no? Non sicuramente un'operazione di mercato, perché non vengono acquistati, insomma. Questo puoi averne la certezza. Mi avevi fatto una domanda prima, chi compra? Chi compra i libri? non lo so, dipende, nel senso che in questo caso forse invece giustamente ci sono persone che seguono un artista e non l'altro, no? Per cui non so, chi compra, chi segue Rivo Barbieri difficilmente prenderà un libro di Silvia Camporese, molto difficilmente. Però questo è anche più comprensibile, no? Giustamente, no? Non deve per forza prendere tutti i libri che io pubblico, perché io sicuramente faccio alcune scelte, no? Ma non sono così rigoroso, cioè il mio lavoro mi porta a oscillare, no? Per cui non è richiesta una coerenza, no? Cioè io posso pubblicare la Silvia Camporese e Rivo Barbieri e ho fatto il mio mestiere, no? E tu puoi comprare Rivo Barbieri e non la Camporese, hai fatto il tuo mestiere, non è che... Nessun'altra domanda? Mi viene in mente qualcosa che riguarda il collezionismo, per esempio, per rispondere alla domanda di Marcello, c'è, cioè, chi compra i tuoi libri, così come insomma i libri anche di altri editori, è comunque il collezionista di quell'autore. È chiaro che chi colleziona Olivo Barbieri compra tutti i libri di Olivo Barbieri, probabilmente, insomma, è una forma di ricerca che diventa fondamentale. I galleristi, non so se li vogliono gratis o meno, però... I galleristi li vogliono gratis. No, capita più questa cosa che dici, questo fenomeno qui, ad esempio con Paolo Ventura, sì, no? Cioè Paolo è uno che in realtà non ha tantissimi estimatori nella critica fotografica, no? Ma ha davvero tante persone che lo seguono, direi in ogni parte del mondo esclusa l'Africa. In Africa non mi è mai capitato di vendere un libro, ma in Corea, in Giappone, perfino in Cina, Paolo sì, non so perché, conoscono lui, non conoscono me, e capita, no? Con altri autori no, è molto più difficile. Per esempio un autore che tu mi hai censurato, che è James Pfaff, no? Che invece è stato un caso. James ha fatto un libro che per me è un piccolo gioiello, perché è un libro a cui ha lavorato per una vita. È una storia, qui vi racconto in due minuti. Questo James l'ho conosciuto ad Arla durante un festival ed è arrivato con un libro fatto a mano ed era un diario, era il diario di una sua storia d'amore di 20 anni prima, dalla quale non si era ancora liberato. Lui aveva conosciuto lui è scozzese, aveva conosciuto una ragazza americana durante un viaggio in Germania. Lei era una sciagurata, tossica, le aveva potute, però si innamorò perdutamente e l'accompagnò in America. E in America hanno fatto un viaggio dalla Louisiana fino al Canada. E lui ha documentato questo viaggio con delle foto e con delle piccole annotazioni da diario, no? Ma cose così, una cartina, cioè alcune cose. E 20 anni dopo è riuscito a farne un libro. E questo progetto, che è diventato un progetto
veramente fotografico ed è nello stesso tempo da autore, no? Insomma, funzionato davvero alla grande, per me e anche per lui, che intanto si è liberato dalla, non è andato in analisi e con un libro ha risolto il problema, però insomma ha veramente funzionato, adesso è uno dei più attivi animatori culturali a Glasgow, fa tantissime cose, mille progetti, insomma. Bene, allora se non avete altre domande, io ringrazio tanto Danilo Montanari per questo, insomma, mille grazie a voi, cose. Scusate. Grazie Marcello. E niente, e ci rivediamo per chi vuole domani sera con l'incontro con Rico Stuni, sempre qua. Buona serata.